A Napoli con Vincenzo De Luca, a Salerno contro, e una delle prime osservazioni fatte all'ex premier Giuseppe Conte, neo leader del Movimento 5 Stelle, che ieri pomeriggio ha fatto tappa a Salerno per sostenere la candidatura di Elisabetta Barone, la preside che punta al vertice del Comune di Salerno alla guida di una coalizione civica di area centrosinistra sostenuta dal gruppo Oltre, formato dai consiglieri comunali dissidenti di Italia Viva, Azione, Davvero Verdi, dall'Associazione Salerno in Comune, dai parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo, Nicola Provenza e Andrea Cioffi, un progetto che ha visto però il distacco degli attivisti per Salerno. Se a Napoli Conte e il Movimento 5 Stelle sono parte integrante della coalizione del cosiddetto campo progressista che sostiene Manfredi e del quale fa parte anche Vincenzo De Luca, a Salerno invece si è creato uno scenario diverso, avversari del candidato del governatore della Campania. Nulla di strano per l'ex premier che dopo una lunga passeggiata per la città, partendo da via Roma, passando per il centro storico, per ammirare le bellezze del cuore antico, degustando anche alcune tipicità locali, ha replicato ai giornalisti in via Fiera Vecchia dinanzi alla sede del Movimento 5 Stelle, dove ha incontrato i candidati in lista. I cittadini salernitani hanno diritto di valutare con attenzione tutte le proposte. Il nostro progetto, ha detto Conte, guarda alla sostenibilità. Salerno ha tante ricchezze, la grande tradizione per la scuola medica salernitana può rappresentare un esperimento nazionale per il diritto alla salute. E come sapete, il movimento ha partecipato, è stato uno dei protagonisti di un tavolo civico, un gran lavoro di preparazione per formulare una proposta, un progetto politico serio per la città. Ovviamente ci sono anche altre proposte, i cittadini salernitani hanno diritto a valutarle tutte con attenzione. Quello che posso dire è che questa proposta nasce da un lavoro serio che è stato fatto per la città, da un progetto che guarda alla sostenibilità, al fatto che questa città, che presenta tante ricchezze, ha una grande tradizione, ad esempio per quanto riguarda la scuola salernitana medica. Quindi questa città è destinata con questo progetto a interpretare il nuovo corso, non solo del movimento, ma anche una diffusa sensibilità da parte di una rete associativa estesa. Tante sono le liste civiche che sostengono la candidata qui presente. E noi crediamo che qui a Salerno si possa fare un esperimento nazionale per quanto riguarda il diritto alla salute. Diritto alla salute non significa solo curarsi dalle patologie, significa anche prevenire uno stato di salute e un benessere soprattutto psicofisico. Quindi un concetto di salute in senso ampio e integrale. Io l'ho detto già molto chiaramente, col PD noi abbiamo un dialogo privilegiato e anche con Liberi Uguali, perché abbiamo lavorato anche a livello nazionale e ovviamente col Conte 2 in particolare. Quindi abbiamo un'area ampia di centro-sinistra che ci consente ovviamente di sperimentare delle soluzioni. In alcune competizioni territoriali siamo riusciti a costruire questo dialogo, ha dato dei frutti. In altre invece, come qui a Salerno, c'è una proposta che vede il movimento con un'ampia serie di liste civiche, con una candidata che io credo abbia tutte le qualità per far bene e per poter interpretare questo progetto politico. L'idea di un partito unico non è nell'ordine delle cose attuali, sicuramente non è nell'ordine delle cose attuali, ma dobbiamo vivere questo con grande serenità.